siamo qui perché... Si è accesa una fiammella di speranza per Greta e Vanessa? Nel nostro cuore sì, praticamente al resto non sappiamo niente, non è cambiato nulla di... Nulla a livello di informazione, siamo sempre lì. Ancora sappiamo niente. Qua ho visto, c'è un giornale, ha scritto una cosa bella, uno una meno bella, quindi affidiamoci a quella più positiva. Così Salvatore Marzullo, il papà di Vanessa, racconta ai nostri microfoni l'attesa, la speranza, ma anche tutti i timori, sia per sua figlia che per Greta, le due giovani cooperanti italiane catturate in Siria il 1 agosto scorso. La decapitazione di James Foley da parte dell'ISIS ha infatti creato un effetto domino in tutto il Medio Oriente. Il terrorismo torna a far paura nonostante i continui sforzi di pace e proprio Papa Francesco ieri ha voluto telefonare di persona ai genitori del giornalista americano barbaramente ucciso. Bergoglio, riferiscono fonti della sala stampa vaticana, è rimasto molto impressionato dalla grande fede della madre del reporter. I venti di terrore si sono spinti anche in Siria, che secondo un rapporto delle Nazioni Unite conta dal 2011 oltre 190.000 morti. Il Guardian, pur senza citare nomi, ha denunciato che nelle mani degli uomini dell'ISIS sono finite due donne italiane. La paura si è subito diretta a Greta Ramelli e Vanessa Marzullo, ma ci sono anche altre fonti che assicurano che le due ventenni stanno bene. Dalla Farnesina c'è il massimo riserbo sulla vicenda, ma il sottosegretario agli esteri Mario Giro ha sottolineato che al momento le due cooperanti non risultano nelle mani dell'ISIS. Le famiglie delle ragazze sono comunque costantemente aggiornate. Siamo in contatto con la Farnesina, stanno lavorando, ci dicono di aver pazienza. Il papà di Vanessa non nasconde la commozione e il desiderio di riabbracciare Greta, la figlia, cresce di giorno in giorno. Speriamo che si finisca presto, che tornano a casa, abbiamo tanto voglia di abbracciarle. Questa è la nostra preghiera, il nostro desiderio e spero che sia veri presto.